Gentili telespettatori, una buona serata, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento informativo sui teleschermi di Video Bergamo, canale 85 del digitale terrestre in diretta streaming sul sito internet videobergamo.it. In apertura anche stasera il caso del nuovo ospedale di Bergamo. Carlo Nicora e Peter Assenbergs sono infatti indagati, lo ricordiamo, dalla procura per abuso d'ufficio. Il direttore generale, appunto, Nicora, si difende tramite un comunicato stampa. Il servizio. Il Papa Giovanni XXIII continua a far parlare di sé. Come è già noto, il pubblico ministero Mancusi ha iscritto nel registro degli indagati Carlo Nicora e Peter Assenberg per abuso d'ufficio. A unire i nomi del direttore generale e del direttore amministrativo la trincea, realizzata per eliminare il problema delle infiltrazioni d'acqua nei sotterranei della struttura. La data di inizio lavori della trincea risale al 2011, quando l'intervento è stato affidato direttamente alla DEC SPA di Bari, senza passare da una gara d'appalto per l'assegnazione dei lavori. Ed è proprio da questo punto che ruotano le accuse attorno ai due dirigenti. L'assegnazione diretta è valida solo nel caso in cui l'opera viene ritenuta necessaria, ma soprattutto imprevedibile. Se il primo punto viene soddisfatto, in quanto c'era l'urgenza di consegnare alla città una nuova struttura ospedaliera, sul secondo punto ci sono da chiarire alcuni fattori. Già nel 2001 gli architetti e gli ingegneri si divisero sull'argomento: chi riteneva un impianto drenante indispensabile per prevenire possibili allagamenti e chi invece sosteneva che non ci fosse bisogno di nessuna trincea. Ora toccherà al pubblico ministero dare una risposta ai dubbi che ruotano intorno all'assegnazione diretta dei lavori e soprattutto far luce sulla mole di documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza. Mancusi poi dovrà capire perché l'ASL ha rilasciato l'accreditamento senza il certificato finale di collaudo. Nell'attesa di avere una soluzione a questi interrogativi, il direttore Assenbergs non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre Carlo Nicora, tramite un comunicato stampa, riferisce: il tema delle infiltrazioni di acqua era noto da tempo ai miei predecessori, ai costruttori e progettisti, alla direzione lavori e alla commissione di collaudo, ma non era ancora stato risolto. Mi sono quindi mosso attivando tutte le risorse disponibili per avere dei consulenti quegli elementi tecnici, giuridici e amministrativi che consentissero all'azienda di assumere la decisione più corretta nel pieno rispetto delle leggi. Pur dispiaciuto, sono comunque molto soddisfatto di aver aperto il nuovo ospedale, atteso da tempo dai bergamaschi, in un contesto così difficile e tante volte ancora oggi ostile. Il 112 da qualche mese a questa parte è il numero unico per quanto riguarda le emergenze. C'è un primo bilancio che riguarda questo progetto. Ogni giorno da Bergamo si registrano 1000 chiamate. Vediamo. Più di 1000 chiamate al giorno al 112 dalla nostra provincia, è quanto emerge da dati analizzati dal direttore di Areu, azienda regionale emergenza urgenza, Alberto Zoli. Ma grazie al numero unico di emergenza, solo il 40% delle chiamate viene filtrato alle centrali di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e 118. Il progetto è stato introdotto a Bergamo il 6 novembre 2012 e i risultati sono più che positivi. Alberto Zoli si dice soddisfatto, il 60% delle telefonate risultano infatti inappropriate o mute. Oggi, chi compone il 118, 113, 115, viene automaticamente dirottato sul numero unico. I dati identificativi del numero chiamante vengono raccolti dagli operatori e inseriti in una scheda elettronica. La chiamata viene poi trasferita alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco o al soccorso sanitario a seconda del caso. L'operazione viene completata in soli 35 secondi. Il filtraggio del 112 si rivela quindi prezioso per evitare inutili perdite di tempo. La sperimentazione può dirsi riuscita. Sono infatti previste altre due centrali operative in Lombardia, una con sede a Milano per il bacino milanese e una con sede a Brescia per le aree di Brescia, Pavia, Cremona, Mantova e Sondrio. La prima dovrebbe essere già attiva a metà estate, mentre per la seconda bisognerà attendere il 2014. Resteranno solamente quattro centrali del 118, quella di Bergamo, che avrà sede all'ospedale Papa Giovanni XXIII, quella di Milano, quella di Pavia e quella di Como. Il numero unico è già attivo anche in 9 paesi europei, tra cui Olanda, Svezia e Portogallo. Fuori da questo elenco la Francia e il Regno Unito, dove resiste lo storico 999. Torna dal prossimo 27 giugno Vivi Bergamo il giovedì, uno dei più attesi appuntamenti che riguardano l'estate bergamasca. La prima serata sarà dedicata alla danza e al teatro.
Torna vivi Bergamo il giovedì, uno degli eventi più attesi dell'estate bergamasca. Il programma, definito dal Comune di Bergamo in collaborazione col Distretto Urbano del Commercio, con Ascom e con Confesercenti, prevede tre appuntamenti fissati al 27 giugno, al 18 luglio e al 12 settembre. Come di consueto, l'obiettivo di questa iniziativa è rivitalizzare la città, spesso poco frequentata in orario serale, e offrire ai bergamaschi e non solo un'opportunità di incontro in una delle location più belle di Bergamo, il Sentieroni. Anche gli esercenti potranno cogliere beneficio da Vivi Bergamo il giovedì. Sarà infatti un'occasione di promozione in un momento certamente non facile per le attività commerciali. Il format rimane invariato rispetto alle scorse edizioni. Gli ingredienti principali dell'evento saranno infatti l'apertura serale dei negozi, animazione, intrattenimento e la pedonalizzazione della zona interessata. In particolare, anche quest'anno, ogni serata sarà associata a un tema centrale. Il 27 giugno sarà associato alla danza e al teatro, il 18 luglio alla musica e all'arte e il 12 settembre spazio alla moda e ai temi dell'Expo. Sempre in continuità col passato, non manca poi l'attenzione alla solidarietà. Durante questi speciali giovedì che animeranno la città, sono in via di definizione almeno tre punti gestiti direttamente dalle associazioni di volontariato, che verranno posizionati in Largo Porta Nuova, Piazza Matteotti e Piazza Pontida. Ed ora trasferiamoci al centro commerciale Le Due Torri di Stezzano, ospiti i rugbisti della Nazionale Azzurra Favaro e Mirko Bergamasco. Noi eravamo lì e li abbiamo ovviamente intervistati. Il rugby a che punto è? Voglio dire, adesso nelle Sei Nazioni avete ottenuto il miglior risultato di sempre, dunque state diventando sempre più protagonisti. Bisogna esserlo, bisogna difendersi bene a livello internazionale, perché tutte le squadre crescono e qui si migliorano soprattutto. Oggi penso che il movimento italiano sia cresciuto, ma ha ancora un margine di miglioramento sicuramente, come sempre, però diciamo, i risultati cominciano a venire, quindi fa bene al movimento, perché c'è sempre più bambini, sempre più gente che si avvicina a questo sport e capisce veramente l'atmosfera e i valori di questo sport. Cosa consiglieresti ad una mamma che magari ha un ragazzino di 7-8 anni? Portarlo a rugby invece che a calcio, perché? Guarda, fino a 10 anni fa bisognava consigliare di portare i bambini a rugby, invece oggi è molto spontaneo, nel senso che si capisce veramente l'atmosfera, l'insegnamento che questo sport dà ai bambini, e quindi è più invogliata la mamma o il medico a consigliare di andare al proprio bambino a giocare a rugby. Non ci sono consigli particolari, ma bisogna solo provarlo per veramente rendersi conto di quello che può dare questo sport. È un po' un luogo comune che ci si fa male, c'è molto rispetto, molta lealtà, e questo, in questo probabilmente il rugby anche più avanti rispetto ad altri sport. Ma sì, il rugby è uno sport di contatto, e bene o male sono cose che possono succedere, ma è qualcosa di molto insibile che va con la vita, quindi l'educazione rugbistica dopo ti può aiutare ad affrontare le grandi difficoltà. È proprio per questo che per me, parlo per mia esperienza personale, è lo sport educativo per eccellenza. Facciamo un saluto anche ai giovani rugbisti di Bergamo. Qui a Bergamo c'è una scuola, no? Molto molto vasta, Rugby Bergamo, che sta crescendo e cresce proprio dalla base. I bambini sono il futuro di questo sport, quindi bisogna soprattutto puntare su di loro. Il movimento ha bisogno di giovani, ha bisogno di anche educatori che portano questi giovani a far capire cos'è realmente questo rugby e li faccia crescere con i giusti valori. Quindi insomma, un saluto e un bocca al lupo per la stagione. Adesso ci occupiamo di calcio, dei colori atalantini, un mercato che sta per decollare anche in casa nerazzurra. Oggi ad esempio era previsto un incontro con il Palermo per discutere un possibile passaggio di Matteo Ardemagni in rosanero. La pedina di scambio potrebbe essere Donati, ricordiamo Palermo neoretrocesso in Serie B, ma Ardemagni è richiesto anche da un'altra società siciliana che milita in Serie A, si tratta del Catania, ma ci sono anche richieste dall'estero, ad esempio dalla Russia. Insomma, Matteo Ardemagni, quest'anno vice capocannoniere in Serie B, ma di proprietà dell'Atalanta, che ha numerosissimi estimatori. In attesa di quelli che saranno gli sviluppi di mercato, anche con le posizioni dei prestiti e delle comproprietà, a proposito, sicuramente importante sarà attenzionare la compartecipazione con la Juventus di Manolo Gabbiadini per capire se Gabbiadini potrebbe davvero tornare a Bergamo. Dicevo, in attesa di poter sciogliere un po' tutti questi dubbi e misteri, andiamo a riascoltare alcuni passaggi della trasmissione di lunedì sera a Come Atalanta. Ospiti illustri tra gli altri Emiliano Mondonico e Nedo Sonetti, che hanno focalizzato le loro attenzioni proprio sui giovani. Sentiamo.
Jack Bonaventura, Manolo Gabbiadini, chissà quale sarà il futuro di questi due ragazzi. Jack, come l'hai visto mondo nell'esordio contro San Marino? Sembrato un premio che è stato dato al ragazzo per il buon campionato che ha fatto. Diciamo, niente di trascendentale, sicuramente in quei 50 minuti non ha fatto vedere le sue qualità, le sue caratteristiche, non poteva essere altrimenti. I giovani, vorrei dire che nel girone di ritorno sono tremendamente calati rispetto al girone d'andata. Gli under 21 nel girone di ritorno pochissimo sono stati utilizzati. E questo vuol dire che quando il gioco si fa particolare, quando i punti contano sopra ogni cosa, si preferisce magari andare su gente di una certa età che non continuare con i giovani. Questo è un po' l'andazzo dei campionati italiani. Bonaventura in questo momento penso sia il fiore all'occhiello del mercato dell'Atalanta, e bisognava pensare, nel caso partisse, chi potrebbe arrivare. Tu Gabbiadini lo riporteresti a Bergamo? Subito, al volo. Io non lo davo via, da tecnico. Poi dopo ci sono altre situazioni particolari, ma questo non lo dico adesso. Lo dicevo quando a volte entrava, non entrava, lo stesso di Bonaventura, insomma, no? E io credo che il grosso problema che c'è fra il calcio italiano e il calcio straniero, soprattutto tedesco, anche inglese voglio dire, è spagnolo, è questo fatto che noi bisogna, come ha detto lui, avere 27-28 anni per poter giocare definitivamente a livello di Serie A. Adesso per esempio c'è l'Under 21 a me mi appassiona, io l'ho vista due volte, è appassionante questa squadra qua. Ora voglio vedere quanti di questi giocatori il prossimo anno faranno i titolari in Serie A. Poi bisogna capire perché il Sharawi era la riserva di Insigne, in questo momento il Sharawi è a fare la Confederation Cup e Insigne a fare l'Under 21. Cioè, ci sono tante situazioni che bisognerebbe cercare di capire sul perché magari certi giovani vanno e certi giovani invece si fermano un attimo a pensarci su. E a proposito di Atalanta, proseguo i nostri speciali della Dea tutti i giorni, tutte le sere alle 20.15, alle 22.30, il film della stagione in salsa atalantina con gli highlights che riguardano i gol delle partite dei ragazzi di Stefano Colantuono, e al contempo andiamo a rivisitare alcuni passaggi delle nostre trasmissioni, in particolare di A come Atalanta. Adesso l'agenda degli appuntamenti. Ben ritrovati al nostro spazio dedicato agli appuntamenti. Cominciamo con il segnalare per il pomeriggio di giovedì 13 giugno alle ore 17.45 un incontro presso la sede del Cenacolo Orobico nella sala consiliare di via Tasso a Bergamo dal titolo Fede e Religione, dove tramite una serie di letture si inviteranno i presenti a un momento di riflessione. Per il pomeriggio di venerdì 14 un appuntamento da non perdere per tutti i fan di Amici. Alle Due Torri Shopping Center di Stezzano sarà ospite Moreno Donadoni, vincitore dell'edizione 2013 del talent show di Maria De Filippi. L'incontro con il pubblico è previsto per le ore 17. Dal 14 al 16 giugno si terrà invece all'Auditorium Comunale di Urgnano un seminario sul teatro come strumento pedagogico con l'attrice sudamericana Naira Gonzalez. L'iscrizione è obbligatoria al sito www.laboratorioteatrofficina.it. Il costo è di 120 euro. Venerdì 14 alle ore 19 a Santo Mobono Terme sarà organizzata una cena nel salone di Villa delle Ortensie, seguita alle 21 da uno spettacolo intitolato 900, la leggenda del pianista sull'oceano, con la voce narrante di Bruno Pizzi, il pianoforte di Fulvio Manzoni e la tromba di Walter Crippa. Chiudiamo con una proposta per la serata di venerdì. Al costo di 13 euro, il gruppo archeologico bergamasco guiderà gli iscritti nel Tour del Mistero, un itinerario a piedi attraverso luoghi, atmosfere, leggende e ricordi di Città Alta. Il ritrovo è previsto per le 21.15 in Colle Aperto. Per saperne di più, info è gruppoarcheologicobergamasco.org. Buon divertimento! Bene, davvero tutto anche per questo appuntamento informativo sui teleschermi di Video Bergamo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro al contempo una buona continuazione di serata in compagnia dei nostri programmi. A presto!